Roma HN Hotel, il workshop organizzato da Confida in collaborazione con la Sose SPA e con Confcommercio è terminato e abbiamo l'opportunità di intervistare per la prima volta dal momento in cui ha assunto l'incarico lo scorso 7 aprile Pio Lunel, il presidente del gruppo gestori. Benvenuto. Grazie, grazie. Pio, quali sono i programmi del gruppo gestori per i prossimi ormai 3 anni e mezzo? Diciamo che il mio obiettivo è quello di far tornare Confida sul territorio. Mi piacerebbe riuscire a portare conoscenza e competenza ai gestori sul nostro territorio, quindi avvicinare Confida ai territori, essere più vicino ai gestori, cercare di elevare quelle che sono le conoscenze e le competenze di noi gestori. Attraverso quali azioni? Ma la conoscenza delle nuove normative, la conoscenza delle nuove opportunità, cercare di trovare dei punti di incontro con i nostri fornitori, capire cosa abbiamo bisogno noi da loro e cosa loro hanno bisogno di noi. Per me questo è uno degli obiettivi, cercare di trovare con loro delle collaborazioni continuative. Ritiene opportuna una collaborazione con, ad esempio, Federalimentari per migliorare le performance dei gestori proprio in merito alla salubrità dell'alimentazione da proporre attraverso i distributori automatici? Assolutamente sì, cioè la società va in quella direzione e la distribuzione automatica non può non andare in quella direzione, deve assolutamente andare in quella direzione. Dobbiamo cercare di educare il più possibile le persone ad avere un'alimentazione il più corretta possibile, sempre rimanendo al nostro posto. Non possiamo imporre, dobbiamo cercare di portare. L'imposizione non funziona mai, secondo me. Pio, infine, lo scorso giugno l'Unione Europea ha emanato una proposta di legge che di fatto penalizza profondamente tutto ciò che è monouso, plastica in definitiva, per la distribuzione automatica. Parliamo di palette e bicchieri che in realtà potrebbero essere molto facilmente riciclati e riutilizzati coinvolgendo una filiera di riciclo, rigenerazione e riproduzione. Qual è la tua opinione in tal senso? Il compito di Confida è quello di spiegare a cosa servono a noi i bicchieri, a cosa servono le palette, quanto di questo noi riusciamo a portare a riciclare, che è quasi il 97%, non dimentichiamocelo mai, e poi andare verso una collaborazione anche con queste istituzioni per trovare una soluzione comune che vada bene entrambe. Non può anche lì arrivare un'imposizione da parte loro senza capire le problematiche che vengono poi in capo a noi. Quindi questo è l'obiettivo di Confida: collaborare, vedere, ma anche insomma portare alla luce le criticità di queste cose. Sento tante volte parlare di tazza monouso. Ok, benissimo, ma chi mi garantisce la solubilità della tazza monouso? Quindi anche queste cose devono essere portate a conoscenza di chi dovrebbe fare le leggi in questo senso. Che sia in Italia, che sia in Europa. Assolutamente sì, Italia, Europa, ormai insomma la legge, la normativa è partita, è europea, l'Italia la dovrebbe recepire e a questo punto è compito nostro cercare di collaborare con loro per spiegare le nostre ragioni e avvicinare la norma alle nostre esigenze. Ma soprattutto porre le condizioni affinché su scala nazionale qui in Italia si riesca a fare riciclo del materiale utilizzato per la distribuzione automatica. Assolutamente sì, cioè noi siamo impegnati con dei corner, con dei bidoni dedicati in modo che i nostri prodotti non vadano correttamente riciclati. Questo è sicuramente il nostro obiettivo, cioè all'ambiente ci teniamo tutti. Però dobbiamo comunque capire che nella distribuzione automatica la paletta e il bicchiere sono degli imballi e sono indispensabili. Fino a quando non troveremo insieme una soluzione diversa, non possiamo eliminarli e basta, non è una soluzione. Bene, grazie Pio, avremo l'opportunità e la volontà di andare a parlarne su tutti i nostri strumenti, Vending TV, vendingnews.it e Vending News, per poter informarvi sempre più rapidamente e
ampiamente sull'argomento e cercheremo naturalmente di dare visibilità anche a quelle che sono le azioni di Confida e del gruppo gestori. Pio, grazie. Grazie a voi, buon lavoro a tutti.